Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dio Padre, fonte di ogni dono e ministero, Cristo Maestro e Pastore delle nostre anime, lo Spirito Santo artefice di comunione nella carità, siano con tutti voi. Innanzitutto un caro saluto a tutti i presenti, a cominciare dalle autorità che ci onorano con la loro presenza, Presidente Vincenzo De Luca, Sindaco Enzo Napoli, tutte le altre autorità civili, militari, i diversi sacerdoti che si sono stretti intorno a Don Sabatino, così come numerosi diaconi, essendo anche Don Sabatino delegato della comunità diaconale, e poi tutti voi carissimi che siete qui in questo ingresso ufficiale del nuovo parroco Don Sabatino Maddeo. La nostra comunità parrocchiale di Santa Trofimena nell'Annunziata in Salerno vive un momento di particolare gioia e solennità perché riceve dal Vescovo il suo nuovo parroco nella persona del presbitero Don Sabatino Maddeo. Nella successione e nella continuità del ministero si esprime l'indole pastorale della Chiesa in cui Cristo vive e opera per mezzo di coloro ai quali il Vescovo affida una porzione del suo gregge. Adesso ci accomodiamo per ascoltare la lettura del decreto. Al reverendo sacerdote Sabato Maddeo, salute e paterna benedizione. Essendosi resa vacante la parrocchia di Santa Trofimena nell'Annunziata in Salerno, per i raggiunti limiti di età del reverendo Monsignor Claudio Raimondo, intendo ora provvedere alla nomina del suo successore nella persona di un presbitero idoneo, affinché i fedeli che ivi dimorano non abbiano a mancare dei necessari aiuti spirituali e temporali. Secondo il Regio Decreto del 4 settembre 1854 e disposizioni notarile successive, spetta alla Giunta Municipale del Comune di Salerno presentare all'Arcivescovo un candidato che possa ricoprire il priorato della Chiesa della Santissima Annunziata in Salerno, prima e unica dignità de iure patronatus della città, che porta annesso la cura pastorale della soppressa parrocchia di Santa Trofimena. In data 19 giugno 2024 acquisivo parere favorevole della Giunta Municipale. Fiducioso nelle tue doti sacerdotali e nel tuo spirito di comunione ecclesiale, in virtù del mio ufficio di pastore di questa chiesa particolare, ti trasferisco dall'ufficio di parroco della parrocchia Santa Margherita e San Nicola del Pumpolo in Salerno e a nome dei canoni 519, 521 e seguenti del vigente codice di diritto canonico, col presente decreto ti nomino parroco della parrocchia Santa Trofimena nell'Annunziata in Salerno. A decorrere dal 9 settembre corrente anno, per quanto già sopra richiamato, in virtù dell'ufficio di parroco assumi anche il titolo di priore. La durata del tuo incarico di parroco è secondo disposizione della Conferenza Episcopale Italiana di 9 anni, trascorsi i quali continuerai nel tuo ufficio ad unutum episcopi. A tale scopo ti concedo tutte le facoltà necessarie per l'annuncio della parola di Dio, per la celebrazione dei sacramenti e per lo svolgimento delle altre attività parrocchiali. Lo stile della comunità che ti affido si è caratterizzato dall'accoglienza e dalla familiarità, perché tutti si sentono membra vive della comunità parrocchiale e contribuiscono a realizzare la conversione pastorale che Papa Francesco ha detto nella Evangelii Gaudium, con la certezza che saprai attenerti fedelmente alle direttive delle linee pastorali diocesane. Ti esorto ad osservare diligentemente quanto previsto dal diritto universale e da quello particolare. Il direttorio diocesano per la celebrazione dei sacramenti, le norme per le feste e le processioni in diocesi,
lo studio e l'applicazione dei canoni 528 e seguenti del Codice di diritto canonico, riguardanti i diritti e i doveri che ti competono e la dottrina sociale della Chiesa, ti aiuteranno ad essere guida esemplare e sicura della comunità. Non anteporre alcun impegno agli incontri diocesani e foraniali. Con la professione di fede e il giuramento di fedeltà che hai fatto in qualità di parroco, sei immesso già nel possesso canonico della tua parrocchia, e quale legale rappresentante, prima di porre in essere gli atti di natura amministrativa e patrimoniale, dovrai ottenere le preventive autorizzazioni di rito secondo le norme del libro quinto del Codice di diritto canonico e le disposizioni della Conferenza Episcopale Italiana. La Beata Vergine Maria, Madre della Misericordia, i nostri santi patroni Matteo, Antonino e Donato proteggono te, i tuoi collaboratori e i fedeli della parrocchia che ti affida. Salerno da Palazzo Arcivescovile, 4 settembre 2024. Andrea Bellandi, Arcivescovo Metropolita. Controfirmato dal sacerdote Francesco Sessa, cancelliere arcivescovile. Invochiamo ora lo Spirito del Signore perché il parroco e i parrocchiani formino una sola famiglia riunita nella fede, nella speranza e nella carità. Sii benedetto, Dio nostro Padre, Pastore dei Pastori, per i grandi doni del tuo amore. In Cristo tuo Figlio, presente e operante nella Santa Chiesa, ci hai fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo per formare un'unica famiglia, riunita nella celebrazione dell'Eucaristia, centro e fulcro della vita cristiana. Guarda con paterna benevolenza il nuovo parroco a cui affidi un'eletta porzione del tuo gregge. Fa che la comunità parrocchiale di Santa Trofimena nell'Annunziata in Salerno cresca e si edifichi in tempio santo del tuo spirito e renda viva testimonianza di carità, perché il mondo creda in te, in colui che hai mandato, il Signore nostro Gesù Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Aspergi il popolo di Dio e venera il Santo Altare. Guida i discepoli di Cristo, Maestro e Signore, nel cammino della verità e della vita, dal fonte battesimale alla mensa del sacrificio eucaristico. Interceda per te e per tutti la Beata Vergine Maria e i santi patroni di questa comunità parrocchiale. Thank you.
Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute dell'anima e del corpo, che per la gloriosa intercessione della Beata Sempre Vergine Maria salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal Libro dei Proverbi. Ogni parola di Dio è purificata nel fuoco. Egli è scudo per chi in Lui si rifugia. Non aggiungere nulla alle sue parole, perché non ti riprenda e tu sia trovato bugiardo. Io ti domando due cose. Non negarmene prima che io muoia. Tieni lontano da me falsità e menzogna. Non darmi né povertà né ricchezza, ma fammi avere il mio pezzo di pane, perché una volta sazio io non ti rinneghi e dica: chi è il Signore? Oppure, ridotto all'indigenza, non rubi e accusi del nome del mio Dio. Parola di Dio. Lampada per i miei passi, Signore, è la tua parola. Tieni lontana da me la via della menzogna. Donami la grazia della tua legge. Bene per me è la legge della tua bocca. Più di mille pezzi d'oro e d'argento. Lampada per i miei passi, Signore, è la tua parola. Per sempre, o Signore, la tua parola è stabile nei cieli. Tengo lontano i miei piedi da ogni cattivo sentiero per osservare la tua parola. Lampada per i miei passi, Signore, è la tua parola. I tuoi precetti mi danno intelligenza. Perciò odio ogni falso sentiero, odio la menzogna e la detesto, amo la tua legge. Lampada ai miei passi. Thank you.
il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete nel Vangelo. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù convocò i dodici e diede loro forza e potere su tutti i demoni e di guarire le malattie. E li mandò ad annunciare il regno di Dio e a guarire gli infermi. Disse loro: non prendete nulla per il viaggio, né bastone, né sacca, né pane, né denaro, e non portatevi due tuniche. In qualunque casa entriate rimanete là, e di là poi ripartite. Quanto a coloro che non vi accolgono, uscite dalle loro città e scuotete la polvere dai vostri piedi come testimonianza contro di loro. Allora essi uscirono e giravano di villaggio in villaggio, ovunque, annunciando la buona notizia e operando guarigioni. Parola del Signore. Come sanno coloro che hanno già preso parte a momenti come questi di ingresso in un nuovo parroco, io mi limito a qualche riflessione tratta dalla parola di Dio del giorno. E quindi anche oggi seguirò un po' questa mia linea. Prima, ovviamente, non posso non fare un ringraziamento ufficiale, perché non l'ho potuto fare in altre occasioni, a Monsignor Raimondo, a Don Claudio, per quanto egli ha operato in questi 16 anni come parroco in questa realtà, per l'intelligenza, la dedizione, la affabilità, attenzione a ogni tipo di problematica, alle persone. Non voglio fare quindi ora l'incensazione di Don Claudio, ma insomma lo conoscete, credo che siate tutti concordi con me, ecco, per il ringraziamento di questo servizio. Tra l'altro lui rimarrà anche come rettore della rettoria di Sant'Anna al Porto, quindi non ve ne liberate, purtroppo, anche se un sabatino, diciamo che ognuno ha i suoi ruoli, ovviamente. E ovviamente insieme al saluto caloroso a Don Claudio, un saluto altrettanto caloroso e affettuoso Don Sabatino, perché sia per il servizio che ha svolto in 13 anni a Santa Margherita, ma più in generale per la sua presenza nella nostra Chiesa, perché anche lui si spende in tutti i modi possibili per il bene della nostra comunità diocesana e non ultimo il servizio prezioso che gli svolge da alcuni anni come delegato del Vescovo per la comunità diaconale. E quindi davvero un grazie di cuore a Don Sabatino.
Allora, queste brevi parole che io voglio comunicarvi a partire da quello che abbiamo ascoltato si fondano un po' anzitutto sulla prima lettura, che ha al centro la parola di Dio. Ecco, ci sono tante parole che possono essere menzogniere, affabulatrici, adulatrici, parole offensive, parole che anche non dicono nulla. C'è una parola che è una parola vera, che è la parola che Dio ci ha rivolto e che fra l'altro diventa anche un vaglio, un criterio di valutazione per parole umane che sono vere, perché ci sono delle parole umane che sono vere e corrispondono al vero, che non hanno altri fini che quello di far emergere la realtà con una preoccupazione di bene, ecco, di bene. Ci sono parole buone, mentre ci sono anche parole cattive. La parola di Dio abbiamo sentita qui lodare, è una parola che salva, che illumina, che guarisce. Una parola che poi è diventata un fatto nella storia, una presenza, Cristo, la parola di Dio fatta carne, che ha dato senso e unità a tutte le parole dette precedentemente da Dio, di cui appunto la rivelazione è testimonianza. Ecco, il sacerdote anzitutto deve essere un testimone di questa parola, è a servizio di questa parola. Una parola che va accolta e sentita sempre come nuova, perché guai di fronte alla parola di Dio dire la so già, la conosco già. Vuol dire che non l'hai veramente conosciuta. Una parola che va quindi con stupore, con gratitudine, accolta, custodita fedelmente. Dice: tieni lontano da me falsità e menzogna, non aggiungere nulla alle sue parole. Noi siamo servi di questa parola, non ci appartiene. Non dobbiamo, direi, decurtarne l'integralità e deturparla. È una parola da custodire fedelmente e da trasmettere integralmente. Ecco, Sabatino, questo è il primo compito, lo sai bene, ecco, del sacerdote, come del vescovo. Quello di essere testimoni di questa parola, di una parola che salva, di una parola che dà senso, che conforta, di una parola vera e di una parola che ci fa poi appunto riconoscere le altre parole che costruiscono, non che distruggono. E altre parole che sono parole pienamente umane. Lo diceva il Salmo, la legge della tua bocca è preziosa, è bene, più di 1000 pezzi d'oro e d'argento. Questo è il nostro tesoro, parola di Dio e colui che è la parola di Dio fatta carne. Per questo nel Vangelo il Signore dice: Non prendete nulla per il viaggio, né bastone, né sacca, né pane, né denaro. Non portatevi due tuniche. Quasi per sottolineare che c'è una ricchezza, c'è un possesso vero che è questa parola, questa presenza. Ma lo diceva anche il libro di Proverbi, non darmi né povertà né ricchezza. Papa Francesco, commentando questo passaggio, dice: il maestro li vuole liberi e leggeri, senza appoggi e senza favori, sicuri solo dell'amore di lui che li invia, forti solo della sua parola che vanno ad annunciare. Non erano funzionari o imprenditori,
Noi non possiamo essere funzionari o imprenditori. Poi certo abbiamo a che fare anche, e tutti i preti lo sanno bene, anche il vescovo lo sa bene, con gli edifici, con gli immobili, con le cose da cercare di custodire da un buon padrone di casa, e anche inventarsi modalità per trasmettere la parola di Dio, ma non siamo prima di tutto né funzionari né imprenditori. E ancora il Papa dice: umili lavoratori del regno, avevano questo volto, e a questo volto appartiene anche il modo in cui viene accolto il messaggio, questa povertà. Può infatti accadere di non essere sempre accolti o ascoltati. Guai a pensare di ricevere sempre onori, riconoscimenti, apprezzamenti, se uno va in cerca di questi risultati così immediati, poi quante delusioni, quante amarezze. Ma non è questo appunto che noi cerchiamo, ed è nel conto, è nel ministero del sacerdote, ma penso anche in fondo in tanti altri compiti nella vita, in chi ha responsabilità. Non è detto appunto che si debba sempre avere persone che riconoscono quello che uno cerca di fare anche di bene. E dice il Papa: anche questo è povertà, l'esperienza del fallimento. D'altra parte, dal fallimento del Figlio di Dio noi siamo rinati, noi siamo risorti. Ci è stata aperta la speranza della vita eterna da un fallimento. E quindi anche le nostre sofferenze, i nostri sacrifici, le nostre umiliazioni, a volte dobbiamo accettarle come parte di quell'offerta della vita che, quando siamo stati ordinati, abbiamo consegnato a Gesù. E quindi in fondo la nostra traiettoria umana non può discostarsi da Lui. Ma in questo, ecco, sapere che il Signore è la nostra forza. Dice il Vangelo: Gesù convocò i dodici, diede loro forza e potere su tutti i demoni, forza e potere di guarire le malattie. È questa forza che noi dobbiamo ricercare nella preghiera, nel celebrare i sacramenti, nell'ascoltare le persone, nel vivere il nostro ministero. Un po' sempre come San Giovanni Battista: è il Signore che deve crescere e noi diminuire, ma sapendo che la crescita del Signore fa sì che anche il nostro ministero possa essere accompagnato, consolato e portare anche dei frutti, perché sono i frutti dello Spirito, ed è questo che il Signore ci dona di sperimentare quando ci appoggiamo a Lui. E quando anche è chiaro che noi siamo qui non in nome nostro. Gesù convocò i dodici e li mandò. Anche loro sono convocati e mandati. E così Don Sabatino non viene a nome suo, viene a nome di Cristo e viene a nome della Chiesa attraverso il mandato che gli ha dato il Vescovo. Ma questa è anche la nostra sicurezza, la nostra libertà. Non siamo qui nessuno dei sacerdoti, ma neanche il Vescovo è a nome proprio, è a nome del Signore e a nome della Chiesa. E questa ci dà appunto libertà, e anche aiuta gli altri a vedere che noi siamo strumenti della parola di un altro, strumenti dell'azione di un altro. E poi c'è un altro termine che mi ha come calamitato, perché si ritorna due volte nel Vangelo: li mandò ad annunciare il regno e a guarire gli infermi. E poi alla fine, annunciando la buona notizia, operando guarigione. Guarire, guarigione.
quanto bisogno c'è di questo oggi. Siamo tutti feriti, tutti sofferenti. Quante paure, solitudini, divisioni, peccati, incomprensioni, preoccupazioni per il futuro. Siamo tutti segnati da queste ferite, da queste debolezze. Allora è giusto che il Papa abbia coniato questa espressione nuova della Chiesa ospedale da campo. L'ospedale da campo è chiaro che non è l'ospedale che mette a posto tutte le cose, ma che dà le prime cure. Anzitutto che accoglie e cerca di venire incontro a tutti. Non ci sono ricchi, poveri, benestanti, stranieri, italiani, tutti. Nell'ospedale da campo si accolgono tutti. E quindi il ministero della Chiesa e anche poi del parroco oggi deve avere fortemente questa nota di cura, cioè un'attenzione compassionevole verso le persone, sapersi fermare con loro, saperle avvicinare, saperle in qualche modo curare anche nelle ferite, soprattutto del peccato, delle contraddizioni che molti portano con sé, magari non le comunicano a nessuno. E anche qui il Papa ripete spesso: ascolto, vicinanza, tenerezza. Questo è il primo modo di annunciare il Vangelo. Non c'è differenza, non c'è soluzione di continuità fra testimoniare la parola nell'annuncio, nella predicazione, nella catechesi, nelle varie iniziative di approfondimento della fede e questa carità compassionevole, questa vicinanza alle persone. E questo, termino, sia fatto certo con la tua autorità di parroco, ma ovviamente non da solo, insieme alla comunità, insieme ai tuoi collaboratori principalmente, perché questo è già un primo segno significativo. Dentro un clima dove domina tutta l'indifferenza verso l'altro, o la disunità, o la contrapposizione, o il voler emergere a tutti i costi, ecco, laddove c'è una presenza che si pone come fraternità, come comunione, questo è già annuncio del Vangelo. Li mandò, qui dice il Vangelo, in un altro passo specificherà poi: li mandò due a due. Ecco, oggi il ministero del sacerdote in una parrocchia è quello di creare questa comunità, questa fraternità, e poter condividere tutta la vita dell'annuncio, della testimonianza, della carità, della vicinanza, di condividerlo con le persone che ci sono vicine, per essere segno che è possibile una comunione che rispetti la diversità e i compiti di ognuno, ma che appunto dice il fatto che il Signore è venuto a creare un unico corpo di cui lui è il capo. Adesso il nuovo parroco proclamerà la professione di fede, noi lo ascoltiamo in silenzio.
anche se col cuore ne partecipiamo al contenuto. Io, sabato Matteo, credo e professo con ferma fede tutte e singole le verità che sono contenute nel simbolo della fede, e cioè credo in un solo Dio, Padre onnipotente e creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. E il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Credo pure, con ferma fede, tutto ciò che è contenuto nella parola di Dio, scritta o trasmessa, e che la Chiesa, sia con giudizio solenne, sia con magistero ordinario e universale, propone a credere come divinamente rivelata. Fermamente accolgo e ritengo anche tutte e singole le verità circa la dottrina che riguarda la fede o i costumi proposte dalla Chiesa in modo definitivo. Aderisco inoltre, con religioso ossequio della volontà e dell'intelletto, agli insegnamenti che il Romano Pontefice e il Collegio dei Vescovi propongono quando esercitano il loro magistero autentico, sebbene non intendano proclamarli con atto definitivo. Questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa. E noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù nostro Signore. Amen. Fratelli e sorelle, chiediamo al Signore di ricolmare la Chiesa della sua grazia. Innalziamo la nostra comune preghiera a Dio. Preghiamo insieme dicendo: ascoltaci, o Signore, per la Santa Chiesa di Dio, la comunità dei battezzati, attenta e docile all'insegnamento dei suoi pastori, proclami nel mondo di oggi con coraggio e dolcezza che Cristo è la luce delle genti. Preghiamo. Per il nostro Papa Francesco e il nostro Vescovo Andrea, siano sempre sostenuti e fortificati dalla luce dello Spirito Santo per annunciare ed insegnare a tutti il Vangelo di salvezza. Preghiamo. Per il nostro nuovo parroco Don Sabatino Naddeo, conformato sempre più a Cristo, buon pastore, sostenga la nostra comunità parrocchiale a vivere le diverse circostanze della vita secondo la parola di Dio. Preghiamo. Per la nostra comunità parrocchiale possa mantenere vivo il desiderio di una conoscenza più profonda del mistero della fede, con l'impegno nella formazione, nella preghiera e nella testimonianza. Preghiamo. Per tutti coloro che sono nella difficoltà e nella prova, siano sempre accompagnati dalla nostra preghiera e sostenuti dalla nostra carità cristiana, affinché cresce e si fortizzi e edifichi la civiltà dell'amore. Preghiamo. Dio
Dio Padre Onnipotente, accogli le nostre suppliche e dona alla nostra fede un rinnovato slancio missionario. Per Cristo nostro Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli, o Padre, le preghiere e le offerte del tuo popolo e per l'intercessione di Maria, madre del tuo figlio, fa che nessuna preghiera resti inascoltata e nessuna speranza rimanga delusa. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi e con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, renderti grazie, o Padre, per le meraviglie che hai operato nei tuoi santi. Ma è ancor più dolce e doveroso, in questa memoria della Beata Vergine Maria, magnificare il tuo amore per noi, con il suo stesso cantico di lode. Grandi cose hai fatto, Signore, per tutti i popoli della terra, e hai prolungato nei secoli l'opera della tua misericordia, quando hai guardato l'umiltà della tua serva. E per mezzo di lei ci hai donato il Salvatore del mondo, il tuo Figlio Gesù Cristo, Signore nostro. In Lui le schiere degli angeli, unite in eterna esultanza, adorano la tua immensa grandezza. Al loro canto, concedi, o Signore, che si uniscano le nostre voci nell'inno di lode. Amen.
Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Andrea, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di mamma e papà e di tutti i defunti che nella tua misericordia ti chiediamo di ammettere alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci da noi. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma soltanto Dio sono.
preghiamo. Nutriti dai sacramenti del cielo, Signore, invochiamo la tua misericordia. A noi che ci rallegriamo nel gioioso ricordo della Beata Vergine Maria, concedi che, imitando il suo esempio, collaboriamo fedelmente al mistero della redenzione. Per Cristo nostro Signore. C'è un gesto simbolico ora che la liturgia prevede, bello, che significa la presa di possesso del nuovo parroco ed è la sua immissione nella sede del celebrante, del presidente dell'Assemblea Eucaristica. Il Signore quindi ti conceda un sabatino di presiedere e servire fedelmente in comunione con il tuo vescovo questa famiglia parrocchiale, annunziando la parola di Dio, celebrando i santi misteri e testimoniando la carità di Cristo. Buonasera, in rappresentanza della comunità parrocchiale tocca a me innanzitutto salutare e ringraziare Sua Eccellenza Monsignor Berlandi per la sua presenza qui, poi senz'altro ringraziare ancora Don Claudio per questi anni trascorsi insieme. Stasera però dobbiamo soprattutto accogliere e salutare Don Sabatino. Benvenuto in questa storica parrocchia dalle caratteristiche molto particolari, direi uniche. È un luogo di mari e di mare e di monti, infatti abbiamo la chiesa della Madonna del Monte e Sant'Anna al Porto. È un luogo anche di fiumi, uno soprattutto, il Fusandola, che addirittura costeggia il muro perimetrale della chiesa sotto il sagrato. Un'altra caratteristica morfologica di questa parrocchia sono anche i piccoli, elemento probabilmente nuovo nella vita pastorale di Don Sabatino, che è abituato alle strade spaziose della zona est. Ma il Vangelo ci insegna che è importante sforzarsi ad entrare per la porta stretta. Quindi, adattando il brano al nostro quartiere, è il Vangelo che ci invita ad andare nei vicoli stretti. La diversità e la varietà geologica e morfologica dei nostri luoghi corrispondono anche ad una meravigliosa diversità delle persone, un dono prezioso che sicuramente Don Sabatino saprà cogliere e far fiorire. E noi laici siamo qui per accompagnarlo in questi vicoli tra mari e monti ed essere corresponsabili delle anime del quartiere. Benvenuto. Brevissime considerazioni per questa bella cerimonia di questa sera, in questa splendida chiesa interamente restaurata per la volontà dell'ex sindaco, allora sindaco Enzo De Luca, e riccamente adornata di luci e di colori. È una cornice perfetta per questa cerimonia di questa sera, che vede Don Sabatino Taddeo prendere il posto di Don Claudio, al quale va il mio fratello, saluto, e così intraprendere una nuova missione pastorale. Don Sabatino, che è nel nostro cuore, è un sacerdote che ha dato prova di sé come capacità organizzativa, come capacità talora testarda di perseguire gli obiettivi che riesce sempre a perseguire interamente. È un dono anche questo. Ho ascoltato con interesse la parola di Monsignor Berlandi, il nostro caro vescovo,
che partendo da un impianto dottrinale sulla tematica della parola e poi passato agli aspetti più cari della religione cristiana, che sono quelli dell'accoglienza, dell'amicizia, della compassione, e ha citato opportunamente la Chiesa come l'ospedale da campo. Anche questo può essere un ospedale da campo nelle difficoltà del centro storico, nelle complessità delle nostre vicende umane. Quindi è un percorso che intraprende Don Sabatino, al quale auguriamo con affetto sincero e grande stima un buon cammino. Signor Bernante, cari amici, cari sacerdoti, io mi trovo qui perché sono stato precettato da Don Sabatino, praticamente o vieni o minacci a mia moglie. No? Ho conosciuto Don Sabatino, credo, 30 anni fa, forse 31. Io ero appena stato eletto sindaco della città. Quando arriva sul comune una delegazione di lotta, gente arrabbiata, guidata da un giovane prete, e te che vogliono questi no? Era lui che guidava i cittadini, i giovani, perché mancava l'acqua ai giovani, e quindi era venuto a protestare sul comune, ma a protestare non con forza. Io mi ero appena insediato. Piano piano. Ci siamo conosciuti così, con una sua iniziativa rivolta alla tutela di giovani della sua comunità, quindi con un impegno che andava al di là del compito religioso, ma che si faceva carico ai problemi sociali. Abbiamo cominciato così un lavoro, 30 anni sono una vita, abbiamo passato insieme praticamente una vita per questa città. E devo dire che anche grazie a sacerdoti come lui, come tanti di voi, alcuni sono nuovi, li conosco di meno, ma grazie a tanti sacerdoti abbiamo avviato un lavoro che è quasi unico in Italia, anzi tolgo il caso, unico in Italia, di collaborazione con la Chiesa Salernitana. Abbiamo fatto una cosa unica in Italia, lo dico a Monsignor Bellanti. Abbiamo rifatto praticamente tutti i sagrati delle chiese, tutti o quasi. Una cosa incredibile. Intanto abbiamo cominciato a rifare la cupola dell'Annunziata, questa è una chiesa nobile. Nobile anche perché è carica di storia. Quando vedrete voi nei libri il ricordo dell'alluvione del 54, troverete sempre l'immagine della chiesa dell'Annunziata e dei morti che erano qui davanti all'Annunziata, quindi carica di memoria e di valori umani. Abbiamo cominciato allora, abbiamo rifatto la chiesa che è di proprietà del comune, l'unica della città di Salerno, abbiamo rifatto la cupola illuminata, bella, e poi abbiamo lavorato per recuperare quasi tutti i sagrati e le chiese. Avendo fatto anche, grazie all'esempio di tanti sacerdoti, questa valutazione, il sagrato di una chiesa non è solo il fatto religioso, è un luogo di incontro delle famiglie, delle persone, della comunità salernitana, ci si incontra almeno una volta la domenica, si scambiano parole di amicizia. Abbiamo cominciato, in alcune realtà abbiamo cambiato addirittura le strade. Mi ricordo la chiesa di San Pietro davanti alle poste centrali, i pullman passavano davanti ai tre scalini della chiesa, abbiamo deviato la strada, abbiamo cambiato proprio il percorso, e poi un po' dappertutto, davanti alla chiesa del Carmine, pure là abbiamo rifatto il sagrato, la chiesa dei Salesiani, e poi a Torrione, poi a Pastena, poi a Mercatello, a Mariconda una chiesa nuova l'abbiamo rifatta, a Sant'Eustachio una chiesa nuova, Mariconda una chiesa nuova, a Matierno una chiesa nuova, a Ogliara il sagrato della chiesa, a via Valerio Lastra, a via Salvatore Calenda, dovunque,
uno sforzo incredibile, a volte anche in violazione della legge. Ricordo che abbiamo avuto un problema legale perché quando abbiamo rifatto il sagrato alla chiesa ai Salesiani ci hanno contestato che spendevamo soldi del comune in un'area che non era di proprietà del comune. Ma noi siamo andati avanti, tanto un avviso di garanzia in più, uno in meno. Abbiamo fatto un lavoro importante, abbiamo fatto una cosa simbolica. Monsignor Berlandi, lei avrà notato che nell'atrio del comune di Salerno, anche questa è una cosa unica in Italia, ho voluto fare una riproduzione di San Matteo in vetro cattedrale. Non c'è nessun comune d'Italia. L'immagine del Santo Protettore, per il rapporto che abbiamo a Salerno con San Matteo e con questa tradizione quasi millenaria, Un lavoro davvero straordinario, che si è intrecciato ovviamente con il lavoro di tanti sacerdoti, soprattutto nelle aree popolari di maggiore povertà. A un certo punto abbiamo avuto la notizia che era stato trasferito a Battipaglia. E che scende a Battipaglia? Siccome è uno dei giovani sacerdoti più dinamici, più attivi, aveva avviato il lavoro per l'oratorio a Giovi, a proposito lo completiamo con altre risorse regionali, se tranquillo. Se ne va a Battipaglia, l'abbiamo vissuta come un impoverimento della nostra città, proprio perché era un elemento dinamico che aggregava giovani, ragazzi, non era solo una liturgia, era un'organizzazione della società, delle famiglie. È stato parecchi anni a Battipaglia, ci siamo incontrati alcune volte davanti al centro sociale di Battipaglia, ma poi è rientrato, è venuto a Pasta, a Santa Margherita, in un quartiere popolare a cui siamo profondamente affezionati. Anche lì ha avviato un lavoro, pure lì abbiamo riqualificato il sagrato, pure lì abbiamo fatto i lavori, ma lì ha fatto di più, ha fatto un lavoro straordinario poi di fronte al centro sociale, perché ha realizzato un centro pastorale bellissimo, con un teatro, con un luogo di aggregazione dei ragazzi e delle ragazze, sempre a spese della regione. Ci costa questo sacerdote, ci costa, ma ci ha messo pure soldi nella conferenza episcopale. Però, per dirvi che arriva qui alla Nunziata un sacerdote bravo, dinamico, impegnato ad aggregare le famiglie, a cercare di trasmettere serenità, vivere meglio. Anche io mi associo al ringraziamento per il predecessore, Don Claudio, che ha lavorato per lunghi anni qui. Ogni parroco che arriva ovviamente porta la propria esperienza, il proprio carattere, le proprie caratteristiche. Per come l'ho conosciuto troverete un nuovo parroco molto dinamico che non starà a guardare le situazioni. Ora voglio dire, finendo, che Don Sabatino ha comunque una fortuna, perché viene in un centro storico che non è quello di 20 anni fa o di 30 anni fa. È tutto un altro mondo. Quelli più anziani ricorderanno. Qui non c'era neanche la pedonalizzazione della traversa a fianco alla chiesa, abbiamo pedonalizzato. Fare sia pure di lato un sagrato della chiesa, ma la villa comunale non esisteva, non era recinta, avevamo i pullman della Sometra davanti al Teatro Verdi, parcheggiati lì, una vergogna, il Teatro Verdi era chiuso, davanti alla scuola Barra c'era Villa di Dio, dietro la scuola Barra non c'era la strada nuova, abbiamo fatto una strada nuova, mi ricordo che le famiglie, le mamme venivano e ci dicevano: guarda che la mattina troviamo nel cortile della scuola elementare le siringhe dei tossicodipendenti, e più in là avevamo il Jolly Hotel e il lungomare finiva contro il Jolly Hotel, finiva così. E dietro il Jolly Hotel, le baracche, le chiancarelle, l'ira di Dio, la droga, lo spaccio e il traffico notturno.
E dentro il centro storico non si poteva camminare, faceva paura. E hanno dovuto illuminare, rifare. È un altro mondo. Oggi ha una grande responsabilità di fronte a questa chiesa. In pratica sbarcano i turisti dalle navi da crociera, c'è Piazza della Libertà che è diventato il simbolo moderno della città di Salerno, arrivano fiumi di turisti e quindi anche l'immagine della città è legata a questo nostro centro storico. E allora a Don Sabatino dobbiamo dare un incarico di, come dire, difendere, oltre che la comunità del centro storico, vedo le suore, ha fatto una bellissima casa di residenza per anziani là sopra, una meraviglia. Il compito anche di difendere l'immagine della città di Salerno per i tanti che arrivano qui oggi nel centro storico. Oggi abbiamo davvero qui il simbolo della Salerno del 2000, diversamente da 30 anni fa. Mi permetto in conclusione di chiedergli una cosa particolare che avevo in testa da molto tempo. Questo è il luogo della Movida. La Movida crea tanti problemi anche ai residenti. A Muina, Chiasso, lo dico al sindaco, gli assessori, togliete di mezzo le casse che fanno rumore, musica a tutto volume, di notte. Queste sono cafonate che non hanno niente a che vedere con il commercio e con il turismo. Questo deve essere un turismo civile, come in tutti i centri storici d'Italia. Quindi niente ammuina e niente cafoni. Va bene, illuminiamo bene il centro storico. Però vorrei chiedere a Don Sabatino, anche per le caratteristiche che ha, di mettere una cura particolare verso i giovani della Movida. Voi sapete che le giovani generazioni oggi stanno vivendo un tempo maledettamente complicato, non c'è più il dialogo nelle famiglie, a volte le famiglie sono rotte, c'è anche un linguaggio diverso, i social, forme di violenza, di bullismo, l'ira di Dio, e di notte, soprattutto il sabato, arrivano nel nostro ospedale a Ruggi, come arrivano a Napoli, al Cardarelli, ragazzini di 13 anni in coma etilico per l'uso di superalcolici, di droghe, l'ira di Dio. Allora, caro Don Sabatino, devi aiutarci a governare questa comunità e ad essere un riferimento per i giovani, come hai fatto nelle realtà nei quali hai lavorato, perché hai la capacità di aggregare i giovani. Questa chiesa, teniamola aperta, mi è capitato di vedere delle chiese in Umbria che la sera del sabato, la domenica e il venerdì rimangono aperte. Qui abbiamo il conservatorio che vi guarda dall'alto. Possiamo fare dei programmi per fare la musica qua dentro, avere ragazzi e ragazze del conservatorio che vengono, suonano il violino, il pianoforte, hanno avuto nei centri storici un grandissimo successo. Mi è capitato di vedere chiese gremite di giovani che ascoltavano pezzi di musica classica o anche di musica napoletana. Poi sono sicuro che ti inventerai tante altre cose. Ma se posso permettermi, ovviamente è una richiesta, di farti una richiesta, è questa. Darci una mano a governare e orientare le giovani generazioni, perché questo è l'uomo di maggiore concentrazione, sia di giovani e quindi di speranza di futuro, ma anche di possibili forme di nuova violenza, di degenerazione. Questa credo debba essere la tua missione principale. Infine, davvero, una cosa che va al di là dell'Annunziata di Salerno. In questo momento il Papa ci sta richiamando a un impegno per la pace. Mi è capitato di vedere in questi giorni alcune immagini su un giornale nazionale a stampa di bambini mutilati a Gaza. Quei bambini hanno avuto le amputazioni degli arti senza anestesia. È un martirio. È un martirio che non è tollerabile.
che fa male al cuore, dobbiamo fare di tutto per far crescere la spinta per la pace e per il cessare il fuoco. Stiamo perdendo la nostra umanità, stiamo diventando indifferenti a queste immagini di morte. Arrivano notizie di 40.000 morti e ci passano sulla testa come notizie di cronaca. E meno male che c'è questo pontefice che richiama, per quanto possibile, tutti ai doveri di umanità e di rispetto per le popolazioni civili, per le donne, per i bambini. Sono sicuro che anche da questo punto di vista il Sabatino, ma tutta la comunità ecclesiale, sarà impegnata in prima fila perché maturi una nuova sensibilità per la pace e per la difesa dei valori umani. Ora, io ti ho visto seduto sul seggio di Monsignor Bellani, mi hai fatto preoccupare, no? Ho visto che è durata 30 secondi, non era una collocazione per lui, subito si è alzato, se n'è andato, ma ho detto vabbè, ho capito, è sempre lui, non ha cambiato idea. No? Allora troverete un parroco che vi sarà vicino, sono sicuro. E voi aiutatelo nella sua missione e aiutate anche quelli che hanno responsabilità pubblica e istituzionali, e quando vi capita cercate di stare vicino anche a me, perché ne ho bisogno, perché stiamo combattendo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Bene, tocca a me. L'ultimo mio viceparroco, quando iniziava l'omelia, faceva così: lo sapete che siete belli? Siete belli. Bene. Allora, innanzitutto grazie al Signore, perché nei suoi disegni attraverso il Vescovo mi ha voluto qui. E ho scelto questo giorno perché oggi è 25, perché il 25 marzo è l'Annunciazione, e allora ogni 25 noi ci troveremo ai piedi della Madonna. E poi c'è un altro motivo molto più carnale e familiare: oggi è il compleanno di mamma, e quindi ho messo insieme le due mamme. E difatti ieri sera erano le 11 e più, c'era solo il faretto acceso alla Madonna, quello a San Giuseppe, e io qua stavo tranquillo da solo e parlavo con tutte e tre. Bene, allora che cosa dirvi? Dopo il pastore stasera, eccellenza, o meglio, pastore bello, io lo chiamo sempre così, grazie per l'omelia di stasera, grazie. E farò ancora meglio nell'essere docili alla parola e nel non mai svilire la parola, perché è sempre la parola che vale. Ecco perché dalla mia bocca non sentirete mai un no quando è sì o un sì quando è no. Fedele alla parola, fedele alla parola, fedele alla missione che la Chiesa mi ha affidato. Quindi, ecco, io con voi cammineremo alla luce della parola di Dio, sotto la guida della Madonna e sotto la guida di San Giuseppe, che vi invito a riscoprire se non lo conoscete. Io sono molto devoto di San Giuseppe, e quindi San Giuseppe è garanzia di tutto nella nostra vita. E quando vi trovate in difficoltà, San Giuseppe, in questa urgenza, fammi vedere la tua potenza, donami la tua santa provvidenza. Ricordatevelo. Ecco, io mi inserisco, grazie Claudio. L'arcivescovo prima parlava con Claudio e Don Sabatino. Eccellenza, ci vogliamo bene. Claudio ha iniziato a fare da padre spirituale a me in terzo liceo. E quindi, sempre subito e con gioia, me l'ha insegnato lui. Sarò santo se sono santo subito, me l'ha insegnato lui. Sempre subito la volontà di Dio viene da quella scuola. Quindi, come vedete, ci vogliamo bene da tanto tempo, continueremo a lavorare insieme, anche se lui va un po' più sotto,
e la messa che lui celebrava al mattino alle 8 e trasferita alle 9 la celebra a Sant'Anna, eccetto il giovedì mattina, domani mattina per esempio, io la celebro qui e lui celebrerà dall'altra parte a Sant'Andrea, ci siamo intesi alla grande. Che cosa devo dirvi? Ah, come facevano in parrocchia d'altra parte, giustamente parlando della parola, no? Abbiamo ascoltato che non bisogna mai vanificare, mai falsificare la parola, ma bisogna essere fedeli alla parola. Tante volte le nostre parole, per comodità, per convenienza, per farsi belli, quinto comandamento, uccidono la dignità degli altri. Quando sono usate male le parole, e tante volte queste cose serpeggiano pure tra noi preti, tant'è vero che Don Sabatino non è stato definito com'è, perché non faceva comodo, perché io dico sempre la verità, sono un libro aperto. Tant'è vero, Giuseppe, sapete che mi ha portato, hanno fatto un'attività i ragazzi dell'Azione Cattolica anni fa, i giovanotti, e si chiedevano quali erano le mie caratteristiche, così capite subito chi è Don Sabatino. Pazienza, generoso, paterno, passione, capatosta. Se una cosa è valida e bisogna farla, cascasse il mondo sarà fatto. Cazzimma, sensibile, comprensivo e disponibile. Quindi non fidatevi mai di quelli che vi dicono gli altri. Io non mi farò mai un'idea di voi per sentito dire, vi devo incontrare faccia a faccia. Lo stesso spero che facciate di me, se non lo farete, peggio per voi. Chi mi conosce invece lo sa. Grazie, grazie all'Arcivescovo. Grazie all'Arcivescovo, grazie agli amici sacerdoti. Molti sono qua, alcuni dentro, molti si sono fatti sentire al telefono, e tra questi sacerdoti grazie ai compagni di classe di Napoli, grazie tante tante tante, mi avete fatto un bel regalo stasera, grazie ai sacerdoti di incontro matrimoniale, grazie ai diaconi che non sono stati precettati, ma liberamente, tant'è vero che non sono tutti quanti, perché chi c'ha il lavoro, chi ha altre cose di famiglia, tranquillamente, grazie a loro, grazie a chi è venuto da Santa Margherita, a quelli di Giovi, a quelli di San Mango, grazie a tutti, e avete trovato tante belle persone qui che vi hanno accolto e con le quali io comincerò, mi inserirò nella loro storia che viene da lontano, e anche l'onorevole, il presidente l'ha ricordato, anche l'alluvione e così via, Don Carmine De Girolamo, Monsignor Pagliaro, Don Claudio, e noi continueremo sulla stessa scia, però bello, c'è poche differenze tra me e Don Claudio, c'è qualche anno in più, solo questo, e quindi si sa che chi è più giovane è più focoso, diceva il nonno, devi mettere fuoco all'erba verde, e io metterò fuoco all'erba verde. Sindaco, vi annuncio che in estate alle 20 la messa in villa, anziché celebrare qua in villa, E poi, caro Presidente, è vero che vengono le navi da crociera e così via, ci daremo da fare, perché il giovanotto che ha parlato prima, che ringrazio, ha detto che io passo dalle strade larghe ai vicoletti, me li sono passeggiato, ho passeggiato per i vicoletti, puliti, poi un profumo di cucina che era fine comune, E in mezzo a questi vicoletti per Natale penseremo di fare qualcosa di bello che possa arricchire le luci e che possa arricchire lo specifico del nostro, della nostra zona. L'invito è già accettato da prima, perché la collaborazione è scontata, no? Ecco, voi mi avete fatto trovare questa casa con 50 scalini, Per salire al comune sono solo due piani, ce ne vogliono di meno, consumerò quelli del comune. Il genio civile invece è molto più giù, e allora il sindaco ha detto che bella chiesa, il presidente ha detto che bella cupola, e visto che l'amica ha sbloccato i fondi, allora io verrò e faremo in modo da riportarla alla bellezza originale.
Un attimo che c'è la benedizione. Attenzione. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita. Rendiamo grazie a Dio. Adesso ci rendiamo tutti sul sagrato per festeggiare un sabatino, accogliendo con una fetta di torta e bevendo insieme qualcosa. Grazie.